E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova puntata di Action Figures News, l'unica rubrica su YouTube Italia che vi tiene sempre aggiornati sulle uscite nel mondo delle action figure in Italia, appunto. Come al solito vi ricordo che se foste interessati a qualsiasi di questi preordini che vedrete in questo video, potete farli direttamente dal mio sito Aras Reviews Shop, che si trova nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione. Perché preordinare una figure? Ve lo ricordo brevemente, prima di tutto perché c'è il rischio che vada esaurita ancora prima di arrivare appunto in commercio, quindi c'è bisogno di prenotarne una copia. Seconda cosa, perché costa di meno e inoltre nel mio sito è possibile pagare solo un piccolissimo acconto per prenotare una copia e poi saldare il tutto solo e soltanto quando la figure arriverà. Vi ricordo anche che c'è la spedizione gratuita per ordini superiori ai 99 euro, quindi meglio di così ragazzi assolutamente non posso fare. Detto questo, partiamo con la prima bomba ed è veramente qualcosa di spaziale. Abbiamo questa Figure Zero per la linea Burning Battle, dedicata a Broly, uno dei personaggi più amati di Dragon Ball. Guardate qua che roba, è veramente uno spettacolo e naturalmente sarà un'edizione limitata, quindi occhio ragazzi, questa qui sparisce in men che non si dica. Ci metto la mano sul fuoco che andrà esaurita in preordine. A parte tutti i dettagli della statua che sono magnifici, a me piace veramente un sacco come hanno realizzato l'effetto, la sfera di energia, è proprio identico come la fa Broly nell'anime, ovvero con il verde intorno e poi la sfera più piccola all'interno. Fantastico. E oltretutto sarà alta ben 32 centimetri, quindi bella grande. Comunque l'uscita prevista per questo pezzo è febbraio 2019. E ora per la linea 112 Collective di Mezco, naturalmente abbiamo questa variante del Joker con questo nuovo aspetto e si chiama The Joker Clown Prince of Crime, quindi sembra un Joker un po' più giovane, magari da abbinare anche al Batman Ascending Knight. Mi piace veramente un sacco l'aspetto di questa figure, sia per quanto riguarda il volto, ma soprattutto anche per quanto riguarda l'outfit. Assolutamente io non me lo farò scappare per niente al mondo. L'uscita prevista per questa sarà dicembre 2018. E ora da NECA abbiamo questa splendida action figure alta ben 15 cm di un Gremlin. Come vedete, piena zeppa di accessori veramente fantastici e naturalmente con i suoi dettagli NECA che sono una garanzia. L'uscita prevista per questo sarà ottobre 2018. E ora continuando con la linea di statue dedicate a Infinity War prodotte dalla Iron Studio, abbiamo tra noi anche il Soldato di Inverno. Eccolo qui con il suo nuovo aspetto direttamente da questo film, a me piace veramente un sacco. Questa è una statua in resina naturalmente alta 20 cm, l'uscita prevista sarà dicembre 2018 e si andrà ad aggiungere a tutte le altre per comporre appunto lo squadrone di Infinity War, sempre della Iron Studio, veramente fantastica. E invece a marzo 2019 abbiamo anche War Machine. Devo dire che l'armatura che ha in questo film, anche se si vede pochissimo, è una delle mie preferite in assoluto, veramente fantastica. Questa statua sarà sempre in resina naturalmente, alta 30 cm. E ora ragazzi tenetevi forte perché abbiamo qualcosa di veramente fantastico, ovvero la replica a grandezza naturale del tridente di Aquaman, realizzato in legno, PVC e anche con delle parti in metallo. Andate assolutamente a vedere il prezzo di questo accessorio perché sarà alto ben 1,86 m. Siamo vicini ai 2 metri, ma il prezzo è veramente bassissimo. L'uscita prevista sarà luglio 2018. E per concludere abbiamo questa statua di Thanos prodotta dalla Beast Kingdom per la linea D-Select, alta 16 cm, realizzata in PVC che ritrae appunto il nostro Titano in versione fumetto però. L'uscita prevista per questa sarà ottobre 2018 e sempre ad ottobre 2018 ci sarà un'altra statua di questa linea. Questa qui mi piace ancora di più e ritrae Iron Man Mark 42 direttamente dal film Iron Man 3, con questo diorama sullo sfondo della casa che viene distrutta, è veramente fantastica. E questa qui avrà un'altezza di 18 cm. Beh ragazzi, anche per oggi la carrellata finisce qui. Come vedete i preordini erano pochi ma buoni. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto, lasciate il like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete anche condividerlo. Vi ricordo che per tutti questi preordini c'è il mio sito Aras Reviews Shop nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione. Naturalmente acquistando da me mi aiutereste veramente tantissimo. Se non volete andare sul sito per qualsiasi motivo, ci sono anche i miei contatti privati qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima, grazie a tutti per la visione, ciao da Ara e collezionate sempre!